Benissimo. Raccogliamo i pezzi del precedente numero. Oh. Ora sappiamo benissimo che si è acceso il microfono, sì. Che le vam come lì Kanji erano donne libere, che hanno scelto di non piegarsi alla, diciamo, spregevole usanza del matrimonio, che non è per gli sposi ma per gli invitati. Sappiamo tutti quello che pensiamo appena ricevimmo una partecipazione. Mi dicevo, maronna mia, che ammazzata, e mo camma fa. Lo vediamo col prossimo numero, quello che si tocca fare quando ci arriva la partecipazione di un matrimonio. Buon divertimento. Buonasera, buonasera a tutti, vedo che state mangiando. Bene, bene, piatti vuoti, bicchieri puliti. Bene, bene, fatemi vedere un po' stasera al Gran Caffè Angioino cosa hanno preparato. Polpette di melanzane, che sta scritto qua? Fresellina positano, pasta e patate con la prova. A me la pasta e patate non mi piace. E che ti piace a te? La pasta con fumarola a coppa. Ove, Francesco, porto due pannette con fumarola a chi sono io. Allora, signori, questa sera mentre venivo qui in auto per lo spettacolo facevo un'osservazione. Anche noi napoletani ormai pensiamo al mangiare, ma in un modo diverso. Questo ci fa male, questo ci potremmo mangiare. Oh, state accorti, là ci sta l'olio di palma, il cancerogeno. Ma immancabilmente... Posso continuare? Guardate che a me mia moglie dice che ha già mangiato mangiare biologiche. Oh, vero? Già mangiato. Ma immancabilmente a Napoli quando si parla di matrimonio è sinonimo e magna, ha già magna, ma già scassà. E questo da dove nasce? Nasce dal fatto che quando un uomo e una donna decidevano di sposarsi, che facevano? Alist, bicchieri, argenteria, piccoli elettrodomestici per il nuovo nido d'amore. Oggi no, signori, le cose sono cambiate. Oggi un uomo e una donna, quando si decidono di sposarsi, non fanno più la lista, fanno a boost. E dite a boost, minimo, 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 l'ospite c'ha da mettere 4-5 euro. Il ring da boost non ci mette niente, a consegne vacanti, però mi ha già scassato lo stesso e magnato. Signor, per cortesia, c'è dato 10 euro a chi lo muore e fa. Ma è dite, dite, state andando i soldi. E quando la tenete? Ci metterà qualcosa che sta e lei? Ah, madre! Buonasera! Comunque, signori, avete mai assistito a un banchetto di un matrimonio napoletano? 40-50 persone che si accalcano vicino a un tavolino. Cavace, pugna, sgambetti, non si ha mai dito un creatura che era un coppo tavolino, si trova appazzato con una forchetta reterina. E niente di meno, una volta mio nonno allo matrimonio facette vicino cameriere, complimenti per quella bella cascata di prosciutto e in particolare per quella bella cascata di verdure. Facette cameriere, oh no, ma quale cascata di verdure? Come quella che stava vicino al muro? Un Gesù vada mangiato pure orambicante! E poi, signori, vorrei spezzare una lancia a favore di una figura sempre presente ai matrimoni napoletani. O compare. Ma come? Che le voglio censurare già te lo compare? Non ci capito. O compare nozzo, o compare nozzo. E parla pure, l'ho fatto capire. Non ci capito pure. Comunque, questa figura sempre presente tra gli sposi e dove gli sposi fanno il regalo a questo compare. E che regalo a questo compare? A bomboniere, signore, a bomboniere. E in che consiste questa bomboniere? Mediamente un cane di porcellana, apato, lui mette in mese, con una coda sbarosca, e mentre tutti e tre stanno là in bossa, felice e contento, ma si fa fotografie, o compare pensa tra sé e sì. Ma mo che va a casa? Ah, non lo metto, sto qua! E poi si finisce di mangiare, signori. Scene raccapriccianti. Donne. Donne. Palla pure. Palla pure. Donne. Buttate in coppa la poltrona. Senza scarpe che si portano addirittura a borsa ragazze che pantofole. A roba mangia riposa ai piedi. Ma tu hai solo mangiato.
uomini stesi sopra i divani, scene veramente raccapriccianti, pantaloni sbottonati, camicie sfondate, cravatte snodate. Pasqua, non ce la faccio manco a respirare, ci mangiate quando hanno porco. Quante per Dio, da domani mi metto a dieta, mi iscrivo in palestra. Ma ormai queste palestre che sono diventate le vere e proprie centri di benessere, c'è di tutto di più, è vero, signore? Mi viene meno una volta ho assistito a una scena, lo tipo aveva 1,20 m, senza capire, una panza tanto, brutto come che, facendo vicino a kill, ma sì, ma faccia una lampada, diventa più bello. Guarda tu mi, ma che è una lampada abbronzante, mica la lampada era la vita. E scommetto che ci stiamo pronti a vedo volante, va bene. E poi, oltre a essere dei centri di bellezza, ormai in queste palestre c'è di tutto di più come attività ginniche. Avete mai visto lo spinning? Io saggio lo spinning. Tu stai fuori caca. Allora, lo spinning, questo salone immenso, dove ci stanno 40-50 ciclette, un calore pazzo, una fatante sudore, e di fronte a te, con Machil, c'è sta uno che ti dice, corri, devi correre, sempre più veloce. A così non ci faccio nulla. Fra tu mi, ma l'abbonamento la ci fa pati, non le pavate tu. E poi, quando vede il calo dell'attenzione, il comincia a raccontare delle storie assurde, di puro terrore. Niente, viene una cosa... raccontai a storia l'uomo nero, dicendo vicino a Kill, correte che dietro c'è l'uomo nero, posso guardare attorno, Ricky tu perché non corri? Ah no, correte voi che dietro c'è l'uomo nero.